Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di scuole e trasporti, perché CGIL, CISL, UIL, Settore Trasporti e Faisa CISAL hanno inviato una lettera al sottosegretario della Giunta regionale con delega ai trasporti Umberto De Annuntis per chiedere un incontro urgente in modo da discutere dell'applicazione delle linee guida per il settore in vista anche della riapertura delle scuole. In vista della riapertura soprattutto delle scuole, il 24 settembre ormai si avvicina. Rolandi, voi avete scritto questa lettera, sindacati uniti per chiedere un incontro con il sottosegretario alla Giunta regionale con delega ai trasporti. Perché abbiamo la necessità di capire come queste linee guida saranno applicate nella nostra regione, atteso che è una decisione che è stata assunta in conferenza delle regioni, quindi è una decisione che è stata assunta da tutte le regioni italiane e ci aspettiamo che queste decisioni siano in qualche modo rispettate. Lei parlava prima di l'igienizzazione, sanificazione dei mezzi, ma anche riferendosi a questo limite dell'80%. Quindi io voglio evidenziare che questo limite sarà di difficile attuazione, perché gli attuali mezzi di trasporto che circolano in Abruzzo non dispongono di servizi di rilevamento di contapersone e dispongono quindi di un metodo tradizionale che è quello che ricade addosso esclusivamente al personale di guida, che oltre a effettuare il suo reale mestiere, che è quello di portare il pullman, dovrà vigilare sul fatto che le persone che salgono a bordo siano dotate di dispositivi di protezione individuale, quindi di mascherine, ma dovrà anche verificare questo limite in termini percentuali dell'80% data dalla sommatoria dei posti in piedi e dei posti a sedere. Quindi è qualcosa di estremamente complesso e vogliamo capire con la Regione come intende assolvere a questo problema. E poi c'è, come diceva lei, la questione della sanificazione e igienizzazione dei mezzi. Rolandi, vogliamo spiegare che ad oggi, dopo il decreto del mese di giugno, i mezzi pubblici viaggiano con una capacità del 70%. Sì, infatti questa sarà forse la prima cosa che noi andremo a chiedere al sottosegretario De Annuntis. Contrariamente a quanto sta accadendo nelle altre regioni italiane, l'Abruzzo è ancorato all'ordinanza che il presidente Marsiglio fece a metà giugno e che ha previsto che le aziende in pratica debbano garantire almeno il 70% dei servizi pre-Covid, 80% per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario. Noi, al di là del fatto che abbiamo dubbi anche sul fatto che le aziende abbiano rispettato queste percentuali, ma crediamo che ancor prima che si riattivi il sistema scolastico, quindi al 24 di settembre, le aziende dovrebbero già anticipare il riempimento al 100% dei servizi non scolastici. Io immagino che la mancata riattivazione dei servizi sia anche legata alla mancanza di mezzi, per cui non possiamo che accogliere favorevolmente la volontà dell'azienda di trasporto, come del resto anche delle altre aziende abruzzesi, di approvvigionamento di mezzi di trasporto. Diciamo che i lavoratori dei trasporti hanno dato tantissimo, si è parlato molto spesso dei tanti lavoratori che durante la fase del Covid, penso ai lavoratori della sanità, hanno fatto degli sforzi straordinari per garantire un servizio pubblico. A me piacerebbe annoverare tra questi lavoratori che hanno garantito il servizio anche i lavoratori del trasporto pubblico locale, che soprattutto nella fase iniziale, quando c'erano anche difficoltà, c'era tanta paura e soprattutto c'era anche difficoltà ad approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale, quindi i lavoratori molto spesso stavano anche senza mascherine, senza la possibilità di igienizzarsi, e quindi sicuramente peraltro hanno dato tantissimo anche in termini di sacrifici economici, perché ovviamente con la chiusura delle attività questi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, o meglio nel fondo straordinario di solidarietà, e non tanto per i lavoratori di TUA, che comunque si sono visti garantire l'anticipo dell'ammortizzatore sociale da parte dell'azienda di trasporto regionale, ma nelle aziende private vi posso garantire che ci sono ancora lavoratori che stanno aspettando l'ammortizzatore sociale.
E adesso parliamo dei numeri dell'emergenza sanitaria. Sono 15 nuovi casi accertati di contagio da Covid-19 in Abruzzo. Range anagrafico che va dagli 1 ai 68 anni e la provincia dell'Aquila che rimane quella con la maggiore incidenza sui numeri delle ultime settimane. Inizio di settimana con 15 casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, regione che sta per toccare quota 4.000 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono infatti 3.906 i casi accertati da marzo ad oggi. Il raggio anagrafico dei casi odierni va da 1 a 68 anni, mentre ancora una volta, per fortuna, non si registrano nuovi decessi, sempre fermi ormai da giorni a quota 472. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 2.914 tra dimessi e guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 15 che da asintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.899 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 520, più 11 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 166.611 test. 31 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 2 numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 487, più 12 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 519 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 12 rispetto a ieri, 925 in provincia di Chieti, più 2, 1709 in provincia di Pescara, più 1, 720 in provincia di Teramo, più 2, 31 fuori regione, numero invariato, e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate, i casi di oggi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 13, alla provincia di Teramo, 2. Dei 15 casi registrati oggi in Abruzzo, 13, tutti in provincia dell'Aquila, fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai o casi singoli già noti. Da oggi e fino a fine settembre resterà in vigore il nuovo DPCM per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Continueranno ad essere chiuse le discoteche e negli stadi ancora partite senza pubblico. Da oggi è in vigore il nuovo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il nuovo provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e conferma le misure adottate finora: distanziamento di un metro, igiene delle mani e uso delle mascherine. Queste sono obbligatorie in luoghi chiusi, accessibili al pubblico e all'aperto, nelle occasioni nelle quali non si riescono a garantire le distanze. Su questo punto viene introdotto quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute di metà agosto, obbligo di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale. Discoteche e sale da ballo quindi resteranno chiuse, così come negli stadi dove le partite continueranno a svolgersi senza pubblico. In vista della riapertura delle scuole sono state introdotte nuove regole per il trasporto locale. La capienza di bus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti se saranno garantiti efficaci sistemi di aereazione e ricambio dell'aria. È inoltre previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni se la permanenza a bordo degli studenti non supererà i 15 minuti. Sui rientri dall'estero, il DPCM recepisce integralmente le prescrizioni del Ministro della Salute. Dunque, obbligatorio il tampone per chi arriva dai paesi a rischio, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, mentre c'è l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. 16 gli stati inseriti nella blacklist e da quali c'è divieto di ingresso: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo. Prevista inoltre una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali. Si potrà tornare in Italia per raggiungere la persona con cui si ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente. Si avvicina il suono della prima campanella nella nostra regione. Questa mattina a Pescara il prefetto Di Vincenzo ha incontrato insegnanti e amministratori locali. Signor prefetto, oggi incontro in prefettura qui con alcuni dirigenti scolastici delle scuole del Pescarese per fare un po' il punto della situazione. Ormai ci siamo, il 24 si avvicina. Qual è in generale un po' la situazione che riguarda gli istituti scolastici di Pescara e provincia?
Ho sentito un cauto ottimismo, un grande attivismo da parte di tutte le istituzioni durante quest'estate, è stato fatto un grande lavoro da parte dei dirigenti scolastici, da parte dell'ufficio scolastico provinciale e da parte dell'amministrazione provinciale del comune di Pescara e di tutti gli altri comuni. Quindi ci sono le condizioni per essere ottimisti in una situazione indubbiamente complessa quale quella che ci troviamo ad affrontare. Si riparte dopo sei mesi di stop alle lezioni, ovviamente c'è un po' di apprensione, un po' di preoccupazione da parte dei docenti e anche dei genitori, è giusto anche tranquillizzare per quel che si può perché si ripartirà comunque in sicurezza e questo l'obiettivo principale. Si ripartirà in sicurezza, ma deve essere alto il livello di attenzione e ci deve essere un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Trovato disponibilità da parte dei dirigenti scolastici? Grande disponibilità da parte dei dirigenti scolastici, ma soprattutto tengo a sottolineare un'ottima sinergia con le istituzioni locali, con la provincia, con il comune di Pescara e con tutti gli altri comuni, oltre che con la regione. Cronaca, il sostituto procuratore Marina Tommolini ha aperto un fascicolo contro ignoti per danneggiamento doloso seguito da incendio in relazione al rogo che nella notte tra sabato e domenica scorsi a Villa Raspa di Spoltore ha distrutto l'automobile di proprietà del responsabile del Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale di Pescara Sabatino Trotta. Il magistrato non esclude nessuna pista e intende compiere approfondimenti a largo raggio. Sul caso indagano i carabinieri di Spoltore che in queste ore stanno cercando di raccogliere elementi utili dalle telecamere di sorveglianza della zona, anche se non ci sono dispositivi installati nei pressi del punto nel quale sono divampate le fiamme. Cambiamo argomento adesso. Il complesso immobiliare Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro resta alla provincia di Chieti. È infatti risultato impagato l'assegno prodotto a favore del portatore. Siamo tutti molto amareggiati per quanto accaduto, ha commentato il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. Resta alla provincia di Chieti il complesso immobiliare Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro, che ospita immobili con destinazioni differenti ma strettamente funzionali all'attività di ricerca e che è stato oggetto di procedura di evidenza pubblica tramite avviso per la vendita di beni del patrimonio immobiliare disponibile all'ente. Il bando, che ha avuto un'unica offerta da parte dell'associazione Amil Lazio, non è stato aggiudicato perché l'assegno è risultato impagato. Lo ha reso noto il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, il 2 settembre. Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare Giancarlo Moca ha firmato la determinazione con cui dispone di non procedere all'aggiudicazione del Mario Negri Sud per la mancata copertura degli oneri dovuti alla data di scadenza del 31 agosto 2020. Nello specifico, si legge in una nota, è risultato impagato l'assegno prodotto a favore del portatore come da emissione da parte del tesoriere provinciale presso la UBI Banca della copia conforme dell'assegno. La determina inoltre dispone che il servizio patrimonio immobiliare provveda all'espletamento dei conseguenti adempimenti amministrativi di competenza e, prosegue la nota, demandi all'ufficio legale della provincia la verifica di eventuali profili legali e o giudiziari legati all'impossibilità di incasso dell'assegno anche in relazione al potenziale danno di immagine subito dalla provincia e alla potenziale violazione dei criteri di cui l'articolo 1 della legge 241 del 1990. Siamo tutti molto amareggiati per quanto accaduto, commenta Pupillo, proviamo sconcerto per una situazione che di fatto pone molti dubbi sulla serietà delle intenzioni che a questo punto rimangono oscure e di difficile interpretazione. Ho dato mandato ai nostri avvocati di valutare eventuali profili legali. La provincia comunque fra pochi giorni procederà a pubblicare un nuovo bando con le stesse modalità. Se dovesse andare deserto percorreremo altre modalità di valorizzazione perché è nostra intenzione restituire alla comunità questo complesso immobiliare che ha reso grande la ricerca in Abruzzo e in Italia. Il comune di Teramo investe oltre 200.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in 5 plessi scolastici. 5 nuovi ascensori saranno pronti entro il 14 settembre, mentre l'amministrazione si appresta a valutare altri interventi del genere con un ulteriore finanziamento di 110.000 euro. Il comune di Teramo investe oltre 200.000 euro per abbattere le barriere architettoniche in 5 scuole del territorio, tra elementari, materne, asili nido e medie. Un primo blocco che comprende la Michelessi, la Lettieri di Via Diaz, Miss Gioia, la scuola Serroni di San Nicolò a Tordino e Valvomano. Tutto sarà pronto prima del prossimo 14 settembre. Un piccolo grande miracolo dopo 30 anni di immobilismo in questo ambito, come ricorda il sindaco Gian Guido D'Alberto. Siamo partiti dalle scuole con un piano
dettagliato, per la prima volta appunto, come dicevo, dopo tanti anni, perché ovviamente le prime barriere che devono essere eliminate sono le barriere all'interno degli edifici scolastici, dove vivono i nostri figli, dove vive il nostro futuro, intanto perché le scuole devono assolutamente essere prive di qualsiasi tipo di barriera, oltre che fisica, anche e soprattutto culturale, e poi perché comunque si trattava di interventi necessari e funzionali a poter consentire a tutti l'accesso al diritto allo studio. Le barriere architettoniche in queste 5 scuole teramane sono state abbattute grazie alla realizzazione di rampe e ascensori. Questi ultimi soprattutto creano una grande suggestione visiva grazie ai colori rosso, arancione e verde suggeriti dall'architetto coordinatore del progetto Giulia Taraschi. L'amministrazione comunale annuncia che saranno presto disponibili altri 110.000 euro per ulteriori interventi del genere su altre scuole. Abbattiamo le barriere architettoniche attraverso un importo stanziato già da questa amministrazione nei primi mesi da quando si è insediata, diciamo 70.000 euro, incrementati di altri 37.000 euro qualche settimana fa tramite una delibera di giunta. Siamo pronti già con altri 110.000 euro per intervenire in altre scuole che adesso individueremo, ma ce ne sono, purtroppo ce ne sono, perché per moltissimi anni questo è un problema non affrontato da chi ha amministrato questa città, invece questa amministrazione ne ha messo come punto di riferimento il proprio programma elettorale, e poi si iniziano a realizzare attraverso appunto i lavori che sono quasi conclusi anche in queste 4 scuole. Stiamo finendo, i lavori verranno riconsegnati entro questa settimana, lavoriamo in questa direzione per il 24 che in tutte e 5 le scuole siano funzionanti tutti gli ascensori in modo tale da renderli accessibili a tutti. Si chiama Riemergere dall'emergenza il progetto presentato questa mattina a Pescara dal presidente della provincia Antonio Zaffiri e che riguarderà i comuni del pescarese per la cura dello stress accumulato nel periodo del lockdown. Riemergere dall'emergenza, questo è il progetto della provincia di Pescara che è rivolto ai comuni, gli amministratori e le associazioni che operano proprio nella provincia, nei comuni del pescarese. Come è nata questa idea, Presidente? È nata perché ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Irene Menis, il quale ci ha proposto questo tipo di controllo dello stress, e abbiamo colto l'occasione proprio per proporlo ai colleghi sindaci e a tutte quelle persone, quelle figure che hanno collaborato con loro durante il lockdown e sono stati sottoposti ad uno stress un carico di stress molto molto importante. La proposta che abbiamo fatto alla provincia di Pescara è di mettere a disposizione degli strumenti pratici, concreti, efficaci che ciascun individuo che si trova a gestire un'emergenza può usare nel quotidiano, sia mentre l'emergenza è in corso che a posteriori o per prevenire il proprio atteggiamento, perché lo stress sappiamo che riduce la nostra prestazione, lo sperimentiamo tutti i giorni, ed è molto semplice, se abbiamo degli strumenti adeguati, cambiare questa nostra prestazione e la nostra percezione della situazione affinché veramente possiamo essere il meglio in ogni situazione. E questo progetto si potrà articolare in vari modi a secondo di quello che sarà la responsività del territorio. Noi abbiamo diversi filoni che possiamo esplorare, sia dal punto di vista della formazione, quindi mettere le persone che sono in prima linea, ma non solo loro, perché tutti in qualche modo siamo in prima linea, quindi metterli a disposizione dei momenti di formazione in cui loro sono in grado di apprendersi degli strumenti di base per autogestirsi nelle situazioni di difficoltà, e allo stesso tempo possiamo mettere a disposizione dei momenti di consulenza per risolvere degli aspetti contingenti, sia in ambito dell'amministrazione pubblica, sia in ambito delle imprese, sia nell'ambito dei servizi. Inizia con Bruno Di Iorio il ciclo di 5 puntate dedicate ai candidati sindaco per la città di Chieti. L'appuntamento è sulla nostra emittente per questa sera alle ore 21. La puntata sarà replicata domani alle 13.
Parte da questa sera alle ore 21 il ciclo di tribune politiche che la nostra emittente ha scelto di dedicare alle elezioni amministrative nella città di Chieti, l'unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata elettorale 2020, posticipata dall'emergenza Covid. Dopo il sorteggio effettuato alla presenza del Corecom, il primo a sottoporsi all'appello del candidato è Bruno Di Iorio, a capo di una coalizione civica composta dalle liste Forza Chieti, Di Iorio Sindaco, Azione Democratica e Chieti Viva, ed ispirata dall'assessore regionale Mauro Febo, che per questa scelta si è anche autosospeso da Forza Italia. Tutte le puntate dell'appello del candidato, dalla durata di 50 minuti per ciascuno dei 5 candidati, andranno in onda dalla splendida cornice di Palazzo De Maio, lungo Corso Marruccino, nel cuore del centro storico di Chieti. Ad affiancare nelle domande al candidato il conduttore Alfredo Primante, di volta in volta si alterneranno giornalisti di varie testate di abruzzesi. Dunque, appuntamento alle 21 di questa sera con l'appello del candidato, puntata che andrà in replica domani alle ore 13. Remo Rapino, 68 anni, di Casa Languida in provincia di Chieti, si è aggiudicato la 58esima edizione del premio Campiello con il romanzo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio. Al primo posto Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio. Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Liborio Bonfiglio. E Remo Rapino, 68 anni, professore di filosofia, nato a Casa Languida in provincia di Chieti e residente a Lanciano, ad aggiudicarsi a sorpresa la 58esima edizione del premio Campiello 2020 con il testo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, edito da Minimum Fax e suo secondo romanzo. Lo scrittore abruzzese ha conquistato tutti, dal pubblico alla critica, vincendo con 92 voti su 264 espressi dalla giuria dei lettori anonimi. Personaggio immaginario, ma i fatti sono reali, la vita di Liborio dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, quando si prepara ad uscire di scena, è fatta di perdite dalla madre e del nonno che lo hanno cresciuto, dalla scuola che avrebbe voluto frequentare oltre le elementari, ma resta il libro cuore da cui non si separa mai, dell'unica donna che amava. Ed è un'esistenza mai rassegnata, segnata da battaglie, dal lavoro in fabbrica al manicomio, al carcere, fino alla solitudine della vecchiaia in un piccolo paese non identificato del sud. La storia di Liborio non avrà nessun seguito, è unica e resta così. Sto pensando a un nuovo libro, ma è ancora presto, commenta Rapino. Per Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio ci sono proposte per riduzioni teatrali e interesse per farne un film, e il libro si presterebbe anche a un docufilm, ma non c'è nulla di concreto al momento. Nei panni di Liborio vedrei bene Leo Gullotta, chiude il vincitore del Campiello 2020. Remo Rapino è il quarto abruzzese a vincere il premio Campiello, dopo Ignazio Silone, Mario Pomiglio e Donatella Di Pietrantonio. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo con la Serie B, sarà una settimana molto intensa per il Pescara. Mercoledì pomeriggio infatti ci sarà il sorteggio del calendario e venerdì la prima amichevole al San Paolo contro il Napoli. Il mercato entra nella sua fase calda. Sabato sera il Delfino ha deciso di non riscattare Castanos, destinato al Frosinone, ed ha prolungato il contratto di Memushai fino al 2023. In arrivo il colombiano Ceter, mentre si sblocca definitivamente l'arrivo di Alessio Riccardi in prestito dalla Roma. Prime giornate da neo biancazzurri per Mirko Valdifiori e Stefan Omeonga, i due nuovi centrocampisti del Pescara, al lavoro al Poggio agli ordini di Massimo Oddo, ma prosegue senza sosta il lavoro dei dirigenti biancazzurri perché la rosa è ancora decisamente incompleta. Nell'ambito dell'operazione Zappa in arrivo dal Cagliari l'attaccante colombiano Damir Ceter, che nei prossimi giorni inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Percorso inverso per Gabriele Zappa, per lui quella di oggi è la giornata delle visite mediche con la società isolana. Zappa lascia un vuoto che a brevissimo sarà colmato dal ritorno di Francesco Zampano, giocatore che il meglio lo ha dato con Oddo in panchina proprio nel Pescara e che lo stesso Oddo volle con sé nella sua esperienza in Serie A ad Udine. Il tecnico pescarese spinge per riaverlo e dopo aver trovato l'intesa con il calciatore, il presidente Sebastiani cerca quella con il presidente del Frosinone Stirpe, che sulla questione ha chiarito che la formula può essere quella del prestito biennale con obbligo di riscatto a poco meno di 700.000 euro. L'affare a breve dovrebbe andare in porto. Se Zampano e Balzano costituiranno il binario di destra, ora il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti cercano un uomo per la corsia mancina da affiancare a Masciangelo. Il sogno è Bruno Martini.
cartella e anche nel suo caso si tratterebbe di un ritorno, ma non è facile arrivarci visto che il laterale di Pineto ha altri 2 anni di contratto con il Brescia. La società biancazzurra poi smentisce di essere vicina ad Antonio Porcino in uscita dal Livorno. Non c'è stato mai interesse verso il laterale labronico. Per quanto riguarda la questione centrali, il Pescara ha al momento Drudi e Scognamiglio e finché non ci saranno innesti entrambi non saranno lasciati andare. Drudi ha già l'accordo con la Ternana e anche Scognamiglio ha richieste in Serie C. L'obiettivo principale è Gabriele Angella dal Perugia, ma il Pescara continua a guardare con interesse ancora a Frosinone, che vuole sottoporre a restyling la propria rosa. Marco Capuano, un altro ex, e lo sloveno Luka Krajinc restano monitorati dagli uomini di mercato del Delfino. Intanto un altro ritorno è vicinissimo, quello del figlio d'arte, il difensore centrale Filippo Dellicarri, che è prossimo ad arrivare in prestito dalla Juventus, al pari del trequartista Manolo Portanova e del portiere Mattia Del Favero, che sarà il vice Fiorillo. Per la mediana il principale obiettivo è ora Fabio Maestro, di proprietà della Lazio, che lo scorso anno ha girato il giocatore in prestito biennale alla Salernitana. Si sblocca invece la trattativa per Alessio Riccardi. Nelle ultime ore sembrava che il talento della Roma potesse andare al Napoli rientrando nell'operazione Milik. Invece oggi scambio di documenti tra Pescara e Roma e a breve Riccardi lavorerà per Massimo Oddo. E poi l'attacco, il reparto che più agita i pensieri dei tifosi. È stato fatto un sondaggio per Samuele Longo dell'Inter, ma i sogni del Delfino sono due: Federico Dionisi e Gennaro Tutino. Il primo ha ancora un anno di contratto col Frosinone, che è disposto a cederlo, ma non a zero. Il Pescara ci pensa, ma non ha ancora avviato una vera e propria trattativa. Tutino è stato richiesto al Napoli, sembrava irraggiungibile, e invece il Pescara può sperare ancora. La Salernitana e il Lecce sembravano in pole, ma non hanno ancora chiuso, e se ciò non dovesse accadere nei prossimi giorni non è detto che l'amichevole di venerdì al San Paolo del Pescara contro il Napoli non possa essere il giorno giusto per un nuovo incontro tra le parti e per magari sferrare l'affondo decisivo. In Serie C una splendida punizione di Bombaggi permette al Teramo di evitare la sconfitta contro la Primavera della Roma, passata in vantaggio con Zalewski. Diavolo anche sfortunato per i tre legni colpiti da Cianci, Bombaggi e Lasic. Dopo gli impegni ravvicinati di ieri e di venerdì contro il Napoli, ora 2 giorni di riposo per i biancorossi. Il tecnico Massimo Paci ne approfitta per trarre indicazioni dal test con i baby giallorossi e tracciare un bilancio delle prime settimane di lavoro. Ma sì, ho visto dei buoni progressi da parte della squadra. Oggi abbiamo messo, era una partita importante per noi, perché comunque tutte le partite sono importanti, e abbiamo messo quella cattiveria magari che ci è mancata in alcuni momenti nelle partite precedenti, quindi ho visto dei progressi dal punto di vista del gioco, in fase di costruzione, ma anche dal punto di vista mentale. Certo, i carichi pesano, perché siamo all'ultimo giorno di ritiro, abbiamo sempre lavorato con allenamenti doppi, questa mattina abbiamo fatto allenamento, i carichi sono stati elevati, ma la squadra sta rispondendo alla grande. Sono molto fiducioso. Generalmente queste prime partite, no, quando si arriva a costruire qualcosa di nuovo, con un allenatore nuovo, si fanno con squadre di diversa categoria. Noi abbiamo avuto 3 partite importanti, 3 partite difficili, con tutto il lavoro da fare, e magari se avessimo giocato con squadre di più bassa categoria sarebbe stato diverso, ma così abbiamo visto subito dove bisogna lavorare e c'è stato subito l'impatto forte, insomma l'impatto già da campionato, sia la partita con Napoli e sia la partita con la Ternana al quarto giorno di ritiro, insomma siamo partiti subito forte, ma questo me va bene, sono contento, perché almeno si capisce subito che area tirerà quest'anno. E ho avuto delle risposte positive perché vedo dei progressi, stiamo proponendo qualcosa, nel senso sia la costruzione che il gioco in verticale, il pressing, non è facile subito, soprattutto quando i carichi di lavoro sono alti, però mi sta piacendo la progressione che la squadra ha. Quello che non mi piace è la condizione fisica, in questo momento non c'è, ma quello non mi spaventa. Adesso abbiamo 2 giorni liberi e poi riprendiamo mercoledì e continueremo il nostro lavoro in maniera con grande serenità, ma con grande attaccamento. Caricheremo anche la settimana prossima, perché è la terza settimana e ci sono ancora 2 settimane prima della Coppa Italia, e poi dalla quarta scaricheremo un po', quindi mi aspetto la settimana prossima
di essere ancora non pesanti, un po' meno, ma continuare il lavoro che stiamo facendo, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, no? Dell'approccio ad ogni allenamento, ad ogni partita, ma soprattutto dal punto di vista tattico, perché di lavoro ce n'è tanto. È tutto per questa seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo dunque questa sera l'appuntamento con l'appello del candidato, prima di 5 puntate dedicate alle elezioni amministrative nel comune di Chieti. Così come vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buona serata.